Lei è conosciuto in tutta Italia per l'opera di abbattimento del Ponte Morandi, ormai diversi mesi fa. Penso che sia stata sia dal punto di vista professionale, ma soprattutto dal punto di vista umano, un'esperienza indimenticabile. Venivamo da una tragedia con 42 morti, quindi c'era un carico emotivo proprio di partenza. E poi, essendo un'operazione che è stata vista in mondovisione, era necessario che non andasse storto nulla. Ci sono stati una marea di problemi, grazie alla coralità di tutte le imprese coinvolte siamo riusciti a superarli tutti per arrivare a fare un'operazione unica, non mai tentata al mondo, quella di accompagnare l'abbattimento di una struttura con un sollevamento di 3 milioni di litri d'acqua che hanno imbrigliato tutte le polveri e lì è stato, come dire, fondamentale creare una sequenza che fosse molto precisa, molto armonica. Il Segusino, come diceva, ha visto la mia infanzia e già allora andavo per scaglie, come si dice, a cercare le schegge della Grande Guerra. Poi pian piano qualche parente si è allargato un po' di più dandomi dall'elmetto le cose così, e tra l'altro io ho un museo a Parma molto ricco di cimeli legati all'esplosivistica, soprattutto quella buona, non quella cattiva. E quindi il sottobosco in cui si è sviluppata la mia passione per gli esplosivi sicuramente trae origine anche da queste scorribande che facevo d'estate da bambino. Devo dire che il calore che trovo qua a Segusino e che ho riscontrato per le mie operazioni è maggiore persino di quello della città dove vivo, insomma, per cui abbiamo avuto grande soddisfazione un po' dappertutto in tutto il mondo, e però personalmente essere, come dire, riconosciuto qua nel mio paese d'origine è sicuramente un grande piacere. Noi siamo veramente orgogliosi di dare un premio a una persona che per meriti propri, professionali, ma anche di ingegno, secondo noi rappresenta veramente lo spirito di questo premio. Il premio nasce dal capitano Zancaner, che è stato veramente il pioniere dell'occhialeria nella zona di Segusino. Noi siamo contenti che in un paese, diciamo così, all'estremità dell'impero, diciamo, della marca, porti in risalto, diciamo, una personalità di valore e sicuramente di genialità. Quindi speriamo che questa sera questa cosa venga riconosciuta e che il pubblico possa apprezzare anche l'aspetto, diciamo, musicale.